Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo sarà un video molto importante che volevo fare da un po' e ho deciso finalmente di farlo. Allora, so già che questo video molto probabilmente non sarà monetizzato perché YouTube odia quando si trattano determinati argomenti su YouTube, quindi chiedo la vostra collaborazione, mettete un mi piace, commentate, condividete questo video perché è un messaggio importante, è un argomento di cui si parla poco quando si parla di Giappone, però è comunque una cosa che succede anche nel paese del Sol Levante. E secondo me è importante che si parli di questo argomento per evitare che succeda magari a altri stranieri che si trovano in Giappone. Nel video di oggi parleremo dello sfruttamento degli stranieri in Giappone da parte di alcune company che sono definite Black Company, che sono le stesse aziende che trattano male anche i dipendenti giapponesi, magari costringendoli ad andare a lavorare in condizioni pessime, per esempio anche quando c'è stato il tifone, vi ricordate che ho fatto il video? Il Giappone in questo momento è di fronte a un grande cambiamento. Infatti, il governo giapponese accoglierà un grande numero di lavoratori stranieri, come ha espresso in un discorso il primo ministro Shinzo Abe l'anno scorso. 成立しました。全国的な人手不足の中、優秀な外国人材の皆さんにもっと日本で活躍していただくために、この制度は必要であります。Tuttavia, ancora prima di questo discorso, se voi vi trovate in Giappone, vedrete di ultimo un numero sempre maggiore di stranieri. Se andrete in un konbini, ci sarà magari una persona che lavora, un dipendente straniero, o anche in alcune catene di ristoranti, molto spesso ci sono gli stranieri, quindi i lavoratori stranieri stanno decisamente aumentando in Giappone. Tuttavia, con l'aumento di questi stranieri c'è anche un aumento di alcune problematiche che andremo ad analizzare. La prima, come vi ho detto a inizio video, è lo sfruttamento degli stranieri. Infatti ci sono alcune aziende che sfruttano questi stranieri perché vogliono manodopera a basso costo, praticamente vogliono degli schiavi, e questa è una situazione davvero gravissima. Nel video di oggi andrò a parlarvi di questa organizzazione che si chiama Posse, che ovviamente non mi ha sponsorizzato per fare questo video, ma ho deciso di condividere la loro conoscenza perché Posse è un'organizzazione che si occupa della tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto quelli più giovani, ma anche quelli stranieri. Infatti, a detta di due dipendenti, c'è sempre di più un numero di email che arrivano a queste organizzazioni di lavoratori stranieri che si trovano in condizioni penose di lavoro in Giappone. Per esempio, loro dicono di questa filippina che era arrivata in Giappone e lei praticamente era in una scuola di stranieri, quindi stava studiando la lingua giapponese. E allo stesso tempo stava facendo un lavoro part-time presso una casa di riposo. Questa ragazza era in possesso di un visto pre-college, quindi è un visto che ti consente di studiare 2 anni in una scuola di giapponese. Tuttavia, per poter continuare a mantenere questo visto, lei doveva pagare la scuola. Tuttavia, la casa di riposo per molti mesi ha smesso di pagarla, cioè non le stava dando il suo salario. Quindi lei ha detto alla scuola di questo problema, perché comunque lei avrebbe usato questi soldi per poter pagare la scuola. Tuttavia loro le hanno detto: vattene a casa, domani tornatene nel tuo paese. Almeno questo è quello che ha riportato Makoto, che è questo dipendente di Posse. Sembra davvero una storia di un film, però lei, dopo che le hanno detto questa cosa, è scappata e è andata in strada a chiedere aiuto a dei giapponesi che sapessero parlare inglese. Ha trovato un giapponese disposto ad aiutarla che l'ha portata proprio in questa organizzazione. Adesso questa organizzazione è riuscita a farsi dare indietro i soldi che le spettavano di diritto nel posto dove lei lavorava part-time, e in più adesso hanno aperto anche un'azione legale contro la scuola perché la stavano forzando a lasciare un paese. C'è da dire che dal punto di vista della legge, giapponesi e stranieri godono gli stessi diritti. Tuttavia, gli stranieri devono anche stare alle regole dell'ufficio immigrazioni. Per farne un esempio, il numero di giorni che voi potete rimanere in Giappone. Comunque sapete, tutti i visti, salvo quello permanente o se decidete di avere la cittadinanza giapponese, hanno un limite entro il quale voi dovete lasciare un paese. 日本の労働法というのは外国人も日本人も全く同じように適用されるんですけど、外国人の場合には入国管理法という別の労働法とは別の法律で、日本に滞在できる期間が制限されてますよね。Quindi mettete
sapete che io sono un'azienda di queste black company che non voglio dare il mio salario a questi dipendenti stranieri. Io faccio due calcoli, vedo quando le scade il visto e magari gli ultimi 3 mesi non pago. E possono farlo benissimo, perché comunque se tu te ne vai dal paese, poi immaginati aprire una causa legale internazionale. Cioè, è veramente una cosa assurda. Oppure metti caso che magari siete dei dipendenti, avete un visto di lavoro e magari lavorate presso un'azienda, però non vi paga. Voi volete denunciarla, ma nel momento in cui voi la denunciate, molto probabilmente questa azienda vi licenzierà. Licenziandovi, se voi non trovate un altro impiego, mi sembra che avete tot giorni, voi dovrete lasciare un paese, perché non potete rimanere in Giappone con un visto di lavoro senza avere un lavoro. Quindi capite che tutte queste company conoscono queste regole e le sfruttano a loro vantaggio per sfruttare gli stranieri. Ovviamente non stiamo parlando di tutte le aziende in Giappone, assolutamente no. Per quanto succedano in tutto il Giappone, ovviamente tutto il mondo è marcio, cioè esistono in Italia, esistono in Germania, esistono in qualsiasi paese questi capi di azienda che vogliono sfruttare gli altri. Purtroppo in Giappone non è a meno, anche in Giappone esistono delle brutte persone che non hanno probabilmente un po' di sensibilità e coscienza e vogliono sfruttare gli altri. Un altro fatto determinante in tutta questa situazione molto brutta è che spesso, magari se voi vi trovate a lavorare per un'azienda giapponese e dovete rinnovare il visto, magari questi vi chiederanno di prendere il vostro visto per portarlo all'ufficio immigrazione a fare il rinnovo. A detta di questi lavoratori di Poste, dicono che alcune di queste aziende prendono il passaporto e poi gli danno soltanto l'ID card. E quindi capite che se loro si ritrovano nel paese senza un passaporto, è veramente difficile per loro lasciare il paese o fare qualsiasi cosa. Praticamente si trovano in una situazione in cui non possono più scappare. Sono passaporto o rubate ですね. De yamesase nai tte koto yatteru desu. Full time de hataraite mo tetori 10万 会社に対して返してくださいって言ったらですね、この会社なんつったかっていうと、返したら逃げちゃうでしょ。Senza considerare che comunque magari molti di questi lavoratori, che come vi ho detto molto spesso arrivano dal sud dell'Asia, vengono da un paese più povero del Giappone, dove magari anche il costo di un biglietto comunque è estremamente costoso, cioè è una spesa non indifferente. Quindi voi immaginatevi che questi lavoratori che sono riusciti in qualche modo ad arrivare in Giappone, comunque facendo dei sacrifici, sono magari entrati in una scuola di giapponese, perché comunque sapete il visto da studente è quello più facile da ottenere, che comunque ha dei costi molto alti, quindi hanno dei debiti assurdi e magari hanno trovato anche un impiego, tuttavia non possono più sfuggire perché magari hanno anche delle clausole in quel contratto che se loro decidono di andarsene, tornare nel loro paese, magari devono anche pagare dei danni. Quindi praticamente se loro non volessero più stare agli accordi presi, magari si troveranno in una situazione terribile per tutta la vita, capite? Quindi è veramente un discorso complicato e tutte queste compagnie non è che sono sempre compagnie di stranieri, sono anche compagnie magari, vi dirò, anche di italiani, perché io conosco degli italiani che hanno lavorato per una scuola di Nihonbashi di italiano, adesso non mi sembra si chiamasse, e loro vendevano i visti, cioè loro ti dicevano che se tu li pagavi, non so se 1.000-2.000 euro, ti davano il visto, però eri costretto a lavorare per loro veramente a un salario estremamente basso. E ho anche conosciuto gente che è stata licenziata e non gli è stato dato l'ultimo mese di salario. Io vi sconsiglio di lavorare in questa scuola. Vedete che se conosco gente a cui è successa una situazione simile, vuol dire che per quanto è un caso isolato in Giappone, comunque è una cosa che può capitare e esiste ed è veramente terribile. Io mi chiedo come facciano dei capi di azienda a voler sfruttare le altre persone. Poi comunque ti ritornano indietro queste cose, perché secondo me ti puoi comportare male fino a un certo punto, ma poi a una certa comunque secondo me ti sgamano. E io spero che questa scuola sia stata già sgamata, anche se dubito. Perché sapete, in un paese come il Giappone, dove la maggior parte delle persone è comunque onesta, è più difficile sgamare una persona che cerca di andare, virgolette, contro il sistema, perché ci sono i modi per evadere le tasse, ci sono i modi per sfruttare gli altri stranieri, però capito, essere giapponese c'è talmente un rispetto per gli altri che è difficile che ci sia questa mentalità del fregare, però poi magari c'è quel giapponese, perché a volte è giapponese, o quell'italiano, o quel vietnamita, o di qualunque paese vogliate, che va in Giappone e vuole sfruttare gli altri perché è un modo per fare soldi facili, però è un modo
che ovviamente è sbagliato e secondo me la lunga non ti porterà da nessuna parte. Perché come fai a guardarti allo specchio, io mi chiedo, queste persone? Uno dei motivi per cui queste aziende comunque riescono a sfruttare così facilmente gli stranieri è, oltre al fatto che comunque ci sono delle regole diverse, tra virgolette, come vi ho detto quella del visto, è anche la barriera linguistica. Questi lavoratori di poste dicono che vedono giornalmente degli stranieri che sono praticamente come rinchiusi in queste specie di dormitori e devono chiedere anche il permesso per poter uscire. Un altro grande problema comunque di questo aumento di stranieri non è solamente comunque i lavoratori e questo sfruttamento, ma un'altra questione, ovviamente ce ne sono altri, in questo video ve ne elenco due, e anche i figli di questi stranieri che magari sono isolati o bullizzati a scuola. La manager della YSG Global School, che si chiama Iki Tanaka, ha detto la sua opinione al riguardo dei figli di questi stranieri. Dice che comunque il numero di questi studenti stranieri, cioè insomma giapponesi acquisiti, diciamo, che però non hanno delle radici giapponesi, è in estremo aumento. E con questa crescita rapida è molto difficile per le istituzioni come i comuni o anche il governo organizzare dei programmi speciali per aiutare l'integrazione di questi ragazzi. E il fatto che comunque non parlino molto bene giapponese, o anche se lo parlano però non perfettamente, è spesso un motivo per cui vengono ridicolizzati a scuola. Metti che magari uno di questi bambini parla e dice qualcosa di sbagliato e viene deriso, questo bambino finirà per avere una specie di trauma e non vuole più parlare magari giapponese di fronte ai suoi compagni e quindi finisce per chiudersi in se stesso. Quindi è veramente difficile uscire da questo circuito, perché a scuola ci sono delle specie di, veramente brutto da dire però, delle gerarchie tra gli stranieri. Magari se sei uno straniero caucasico vieni trattato in un certo modo, se magari invece sei uno studente che è venuto dal Vietnam con una famiglia del ristorante magari ti trattano in modo diverso. Almeno questo è quello che dice questa insegnante. Ha detto che comunque stranieri di nazionalità diverse vengono trattati in modo diverso. Mi chiedo se è lo stesso in Italia, cioè se magari è un ragazzo di colore o se invece magari è una svedese piena di soldi si viene trattata in modo diverso. Questo trattamento genera comunque un sacco di ansia e pressioni nei confronti di questi studenti. Lei ha detto che questi ragazzini sentono come una specie di differenza tra loro e gli altri studenti giapponesi e ritengono che questa loro condizione comunque di stranieri sia ingiusta, perché alla fine non l'hanno voluto loro e non capiscono perché loro devono essere trattati in modo diverso. Ragazzi, io spero che questo video vi abbia interessato. Non decontestualizzate quello che ho detto, assolutamente non sto dicendo che in Giappone questo avviene sempre, però è una cosa che in alcuni contesti succede anche in Giappone, come probabilmente succede in Italia, lo sfruttamento della manodopera e la difficoltà degli stranieri di integrarsi in una certa realtà. Io spero davvero che questo 2020 metta un po' di sale in zucca a certe persone, perché è veramente imbarazzante. Cioè io mi chiedo davvero come facciano certe persone a comportarsi in certo modo, cioè quando ci penso veramente mi fa veramente tristezza. Vi ringrazio davvero tantissimo sempre comunque per i commenti che fate, perché veramente sotto i miei video, cioè io non... davvero io non me li merito certi commenti, cioè mi condividete la vostra esperienza. Ci sono delle mamme che mi hanno scritto, degli insegnanti che mi hanno scritto sotto il video della scorsa settimana. Io davvero cerco di rispondere a tutti, sto facendo un po' di fatica perché comunque sapete questo gennaio sono anche sotto esami, quindi devo studiare un po', altrimenti non passo niente. Però davvero io vi voglio davvero ringraziare e spero che questo ringraziamento, ragazzi, io davvero leggo tutti i commenti, mi fanno davvero un sacco piacere e io non so che dire, solo grazie di cuore davvero. E spero che questi video vi possano piacere. So che non sono magari i video che vanno in tendenza, so che sono video magari un pochino fuori dal coro, però ci tengo che voi li vediate e ci tengo che questi messaggi passino e arrivino a più persone possibili. Io spero
spesso nel mio piccolo che magari se ci fosse qualche bullo che magari vede questi miei video magari cambio opinione, anche se poi mi trovo sotto i miei video anche dove parlo di bullismo commenti come questo. Ovviamente non mi toccano perché vabbè, comunque sono una persona forte, ormai cioè ho già passato quegli anni in cui magari mi sono sentito attaccato da queste persone che per qualche motivo hanno questo bisogno di insultare. Però io devo dire che quando leggo questi commenti mi accorgo di quanto queste persone siano piccole, perché io dico comunque la brutta figura la fate voi, cioè non è che se mi dite oh mio Dio ti trucchi, sei un pagliaccio, cioè fate una bella figura, ve lo dico. Che dire, io vi ringrazio sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!